a Pesca in un giorno di festa come il Carnevale non c'è leggerezza, c'è solidarietà e vicinanza al popolo ucraino. Per questo motivo tantissimi bambini, seppur mascherati, hanno organizzato un flash mob voluto anche dall'amministrazione comunale per dire forte e chiaro no alla guerra. Sindaca, anche a Pesca un flash mob per dire forte e chiaro no alla guerra. Assolutamente sì, questo flash mob è stato organizzato con la collaborazione di tutti questi bambini ma anche di tante persone della comunità di Pesca, perché l'attenzione al tema della guerra è un'attenzione forte da parte sia dell'amministrazione ma da parte di ogni singolo cittadino, considerando quello che sta avvenendo in Ucraina. Purtroppo le immagini che ci vengono da quel paese dimostrano quanto i bambini, le persone adulte, gli anziani siano colpiti da questo evento così catastrofico. E quindi in questo giorno di festeggiamento di Carnevale era prevista una sfilata in paese che poi chiaramente non abbiamo organizzato proprio perché la settimana scorsa è scoppiata questa guerra. E il momento conviviale, ecco, questa piccola festicciola che abbiamo fatto qui nella sala teatro della scuola di Pesca è stato importante perché era una promessa che avevamo fatto i bambini di festeggiare il Carnevale dopo insomma questi anni di lockdown che non hanno consentito a loro di divertirsi durante appunto anche questa festività di Carnevale, e per questo abbiamo poi voluto aggiungere a questo, ecco, momento di festeggiamento proprio una riflessione importante sulla guerra, perché noi diciamo stop alla guerra, stop alle violenze sui civili e contro un paese che vuole, come dire, conservare la propria autonomia, la propria indipendenza da un altro paese. E quindi proprio per questo adesso andiamo a fare questo flash mob nella piazza del paese. La pace è essere una cosa che elimina ogni brutalità, dando tanta felicità e positività, che fa unire tante civiltà, perché a noi la guerra non piace, poiché distrugge tutto come un uragano finché non tace. La pace è serenità, è vivere in libertà, essere tutti amici e sentirsi più felici. Non vogliamo la guerra, ma vivere bene sulla terra. E con tanto impegno e determinazione possiamo cambiare la situazione e far scoprire l'amore. A dichiarare la guerra sono i potenti, a morire gli innocenti. L'egoismo per chi vuole tutto per sé e nulla per gli altri. La sofferenza negli occhi dei bambini, di vite spezzate da un boom di cannone. Case ridotte a brandelli e pacchi bruciati dal fuoco. Ecco la guerra che noi non vogliamo. Ma riscoprire l'amore, sì, è questo quello che cerchiamo. Ci vuole così poco per essere in pace. Una parola buona detta con gentilezza. Un sorriso che baleni il viso ed un cuore aperto per volersi il bene. Ecco dunque, a Carnevale voi insomma vi state divertendo come è giusto alla vostra età, con un po' di leggerezza, però senza dimenticare quello che sta succedendo. Insomma, cosa ne pensate? Beh, secondo me si deve divertire lo stesso, però è importante fare il flash mob per dimostrare, anche secondo noi, che non stoppa alla guerra. Cosa pensate di questa guerra? Come mai vi colpisce così tanto? Che deve finire subito. Siamo nel 2022, è inaccettabile che i problemi così si risolvano ancora con la guerra.
Sì, pensiamo che la guerra sia inutile tra Russia e Ucraina, perché in fondo è basata su cose che si possono ricavare dappertutto nel mondo, non solo in Ucraina, per esempio il gas.